La presentazione del libro Le radici del futuro, un secolo di industria chimica in provincia di Savona. La storia della chimica savonese è raccontata dal Novecento a oggi in un libro di Andrea Zanini, alla presenza di Sergio Cofferati, venuto qui a Savona, all'Università della SPES, per raccontare quello che sono stati gli sviluppi, le evoluzioni, le speranze dei laboratori della CGL. Un lavoro di ricerca meticoloso che costituisce anche un documento storico sull'attività industriale del Savonese, che ha visto un complesso processo di trasformazione dietro la quale ha costruito il proprio patrimonio, la CGL. Ed è per questo che Sergio Cofferati ha voluto partecipare a questa occasione che ha riunito la Savona che conta, soffermandosi anche su quella che è stata la storia del Savonese della Valbormida. Un viaggio che parte dai primi anni del Novecento, con l'apertura dei primi impianti, e che passa attraverso le commesse belliche sino alla crisi degli anni 60 e che è proseguita sino ad oggi. Il comparto è passato dai circa 10.000 addetti del 1960 ai 3.800 di oggi, con una perdita di 150 posti di lavoro. Tra le industrie che hanno cessato l'attività o che hanno subito drastiche trasformazioni citiamo l'Acna di Cengio, l'Ilsa di Carcare e la Sirma di Vado. Ma Cofferati si è anche soffermato sui singoli casi, in particolare le questioni Acna e Cornigliano. Io credo che sia importante, come abbiamo cercato di fare più volte, promuovere tutti i processi di risanamento che sono necessari per rendere compatibile le attività che un tempo erano insediate in questi territori con l'ambiente da un lato, e per offrire certezza alle persone che lavorano ancora in queste attività dall'altro. Molte delle produzioni di base, sia siderurgiche che chimiche, hanno storicamente un rapporto difficile con l'ambiente, però si è dimostrato possibile renderle compatibili senza distruggere né ricchezza né occupazione. Bisogna compiere ancora oggi questo sforzo, poi le modalità sono diverse territorio da territorio. L'importante è che sia presente la voglia da parte dell'impresa, così come ci deve essere da parte del sindacato, di agire per cambiare. La cancellazione e la soppressione di attività è sempre un danno, qualunque sia la ragione che le determina.